Pavia però sta per lanciare un'altra sfida, che è quella di una raccolta fondi internazionale. Nello stesso tempo c'è l'idea di una comunità che è veramente globale, Presidente Bassetti, perché noi siamo a Pavia, ma finanziare, sostenere, fare un impact investing su progettualità coltivate nel lab pavese non vuol dire finanziare il territorio di Pavia e basta, vuol dire finanziare una rete mondiale di ricercatori, di persone che dialogano con continenti diversi continuamente, che sono quindi una buona causa non di Pavia o di chi ha studiato all'Università di Pavia con l'idea di restituire magari come il mondo anglosassone un qualcosa che si è ricevuto, il giving back, no? Questa idea che è alla base della filosofia del fundraising, ma con l'idea anche di essere nuovi filantropi. E qui mi piace rifarmi anche ad un articolo di cui la giornalista Francesca Conti è autrice per il magazine online We, l'idea che i nuovi filantropi vogliono essere più attenti, più oggetto di rendicontazione, vogliono scegliere, e quindi le università sono naturali luoghi di offerta di buone cause, di valore che fa bene, che fa del bene, certificato, monitorabile, rendicontato, con il fatto che il ricercatore ha persino una mail dedicata con la quale il donatore o il prospective donor, quello che potrà essere interessato a sostenere i progetti, può mettersi in contatto e fare domande ed entrare virtualmente o magari poi fisicamente nei laboratori. Quindi io credo che sia attraverso il crowdfunding che attraverso una campagna internazionale che si chiama non a caso Creating Bridges, cioè creare ponti, Pavia abbia maturato in questi 5 anni una esperienza che sicuramente ha bisogno di nuove sfide, ma che attraverso il racconto delle storie di successo e delle testimonianze di chi si è messo in gioco oggi vi potrà dare il polso di un veramente laboratorio umano e sociale di impatti e di disseminazione. Non siamo nel campo del crowdfunding equity, non possiamo farlo come università pubblica, però questa del crowdfunding nella piattaforma istituzionale può essere anche una prima fase, poi i nostri progettisti in un futuro possono anche sperimentare e testare altre formule e che potrebbero anche prevedere partecipazioni di investitori. Chiaramente sono tantissimi gli stimoli, stiamo pensando ad esempio di aiutare col crowdfunding di UniPV il restauro del San Michele di Pavia, che è un patrimonio mondiale, non è un patrimonio civico. E quindi su questo magari Ilaria, sì, se tu vuoi raccontare brevemente come la città, come il territorio ha reagito, come grazie Pavia Anna, è diventato grazie veramente Presidente, un ponte. Grazie Rettore, grazie Francesco per l'opportunità. Brevemente, io sono la responsabile amministrativa del fundraising dell'Università di Pavia e davvero mi fa piacere dare qualche numero, partendo proprio da quell'innaffiatoio che è il simbolo della nostra piattaforma e che è il riversare sulla comunità pavese, poi lombarda, nazionale, speriamo anche iniziando questo cammino internazionale, il trasferimento della conoscenza. Quindi in realtà vi posso citare, la nostra è una piattaforma donation based, quindi nasce e si cresce sulle donazioni dei nostri stakeholder piccoli e grandi, però mi piace parlare dei 60 progetti che in questi 4 anni si sono succeduti in piattaforma, non sono pochi, non sono tanti, e dei quasi 1 milione di euro che siamo riusciti a portare a casa, che per noi è un risultato discreto. Possiamo fare meglio, faremo senz'altro meglio, però davvero questo è il riversare, oltre appunto al trasferimento della conoscenza, anche così l'aver fatto felice qualche progetto e qualche progettista che continua a lavorare anche non lasciando la piattaforma e continuando a fare eventi di public engagement proprio per, e sono tantissimi, siamo arrivati a quasi 300 eventi, abbiamo ormai un plico, davvero Presidente, davvero Rettore, un plico importante che
davvero diventa un libretto, dallo spettacolo di danza al laboratorio, all'inaugurazione del laboratorio della stampa 3D per il chirurgo. Davvero la comunità pavese e anche, diciamo, lombarda e anche le altre università lombarde cominciano a chiederci, ad aprirsi, a venire a conoscere, a capire come viene fatto questo trasferimento della conoscenza. E questo per noi è il successo del crowdfunding. Ci stiamo aprendo anche appunto al crowdfunding civico e il restauro, la vera bordo, l'importante blocco del restauro del San Michele che avremo presto, quindi penso in primavera, sì. Sarà per noi un'altra esperienza fondamentale di apertura alla comunità e alla nazione, poi ovviamente, perché il restauro di una chiesa così importante è un'altra forma di restituzione, l'aiuto al restauro di questa chiesa è un'altra forma di restituzione ai beni del mondo.